Il Grosseto, dopo una settimana tribolata, si rialza con la San Giovannese. Il 2-0 nel derby dà fiato ad un ambiente che ora deve trovare continuità. Rivoluzione in casa Grifone, Malotti lascia fuori Frosali, Sacchini e Ricco Bono dentro Zele e Bolcano, con Cretella avanzato in linea mediana nel 3-4-1-2. La San Giovannese scende in campo col 3-5-2, tandem d'attacco, Bocci, Rotondo. Pronti via il Grosseto, si fa subito pericoloso. Mobilio pennella in area per Senigalliesi, che impatta male e spreca il potenziale vantaggio. Alla 22esimo altra opportunità per i biancorossi, Cretella fa viaggiare Macchi, cross vellutato per Sabelli che non riesce a indirizzare verso la porta, difesa da Barberini. Alla 26esimo Senigalliesi sfonda a sinistra e mette al centro, liscio di Mobilio, poi l'azione prosegue, Zela va giù ma per l'arbitro si gioca. La prima conclusione per gli ospiti arriva alla mezz'ora sugli sviluppi di un corner, il destro di Nannini e facile preda di Raffaelli. Pochi secondi più tardi, clamorosa chance per i biancorossi. Senigalliesi rientra e crossa, ma né Marzielli, né Zela, né Mobilio riescono ad arrivare sul pallone. Alla 46esimo altra opportunità per i padroni di casa. Punizione profonda di Senigalliesi per Marzielli, che colpisce di volo. Reattivo Barberini, che respinge distinto. Si chiude senza gol un primo tempo avaro di emozioni. A inizio ripresa il ritmo è altrettanto soporifero. Alla nono, punizione da destra per la zuccata di Kelly, che non impensierisce Raffaelli. All'11esimo bella palla recuperata da Macchi, che crossa per Marzielli, splendida la chiusura di Della Spoletina che evita guai peggiori. Due giri di lancetta e Mobilio scappa sull'alto destro ed entra in area, il suo tiro in corsa però non va a bersaglio. Al 16esimo il Grifone passa a condurre, angolo di Diego Mobilio per l'incursione sul secondo palo di Sabelli, che vince il duello aereo e firma l'1-0. Il Grosseto perde metri. Al 26esimo corner da destra, Kelly stacca in assoluta libertà ma non riesce a indirizzare verso il palo lontano. Al 29esimo ottimo pallone conquistato da Sabelli, che serve Marzielli, che controlla però male e perde l'attimo per la battuta a rete. Al 33esimo Sornione matura il raddoppio. Mobilio scala le marce a sinistra e disegna una parabola maligna col mancino. La palla scavalca Barberini e finisce in rete. A scanso di equivoci, Marzielli ci mette la testa per il 2-0 del Grifone. La partita non regala ulteriori azioni degne di nota. Il Grosseto conquista 3 punti vitali che fanno classifica e morale. La San Giovannese è stata sin troppo rinunciataria per pensare di...